Allora, caro architetto Francesco Miraglia, ciao. Senti, questa sera tu presenti un libro, come si chiama? Presento un libro con Corrado Valente che si intitola Mondragone ricerca sul territorio, sì. Dal XVI al XIX secolo. Abbiamo messo insieme vecchie e nuove ricerche sull'articolazione territoriale, storico-territoriale di Mondragone, e queste ricerche oggi, stasera, le presentiamo al terzo circolo didattico, grazie anche alla disponibilità della dottoressa Patrì, che è la dirigente scolastica del circolo. Sì. E insieme agli altri relatori appunto presenteremo le nuove acquisizioni, soprattutto sulla Torre a Mare, che è una struttura che a Mondragone non esiste più, ma che aveva un ruolo di straordinario valore strategico militare appunto sulla zona marina. Presentiamo la ricostruzione di quello che sarebbe dovuto essere il Palazzo Ducale, non quello che abbiamo, ma quello che era nelle intenzioni dei feudatari, che poi non riuscirono a definirlo così come l'avevano pensato, sì. E su un fortilizio che abbiamo in territorio sessano, ma che di fatto culturalmente è riconoscibile nel territorio mondragonese, che è un antico fortilizio incompiuto, probabilmente opera di Gonzalo di Cordova, che fu il primo vicere di Napoli e che prese poco come prima dimora una casa assessa nell'epoca vicereale. Quindi, insomma, presentiamo queste nuove acquisizioni insieme al compimento di acquisizioni meno recenti che completano un quadro di studi sulla città di Mondragone. Senti, ma questo non è il primo libro, voi avete scritto anche altri libri, sempre insieme, sì, a Corrado, sì, mi pare. Sì, sì, ormai è una coppia che va, sì, forte. Abbiamo, diciamo, scritto molto, soprattutto anche su Carino, soprattutto. Come va poi questo amore per Carino? Vabbè, Corrado è quasi Carino. L'amore per Carino è perché, adozione. Come dire, nel mio caso è perché io anni fa, molti anni fa ormai, ebbi il piacere e l'onore di sostenere un esame di storia dell'urbanistica sul territorio carinolese. Peraltro è una cosa che e quindi mi innamorai di questa città che... Ah sì, forse la tesi hai fatto proprio. No, un esame. Ah, un esame. La tesi l'ho fatta sul borgo di Sant'Angelo. Ah, qua a Mondragone stesso. Una cosa che forse molti non sanno, tre anni fa ho avuto l'onore di catalogare il centro storico di Carinola della sovrintendenza di Caserta. Perché mancava la catalogazione di Carinola e in base a una selezione pubblica fatta tre o quattro anni fa, non ricordo, sono stato il titolare di questa catalogazione. Quindi chi dovesse cercare o volesse cercare dati su Carinola in sovrintendenza potrà avere a disposizione la catalogazione del centro storico della città che mancava prima. Quanti libri avete scritto insieme? Almeno tre, penso, tre o quattro. Beh, io e Corrado insieme penso una quindicina. Ah, figurati, bene. Forse allora, sono un po'. Sono buttato un po' giù. Non ricordo, però il sodalizio culturale tra me e Corrado è iniziato nel 1995. Figurati, sono una bellezza di 24 anni. Sono passati 24 anni. Sì, quindi sì. Praticamente una delle ultime cose, 5 lustri. Una delle ultime cose è questa, e abbiamo insieme restaurato la Basilica Minore, stiamo insieme restaurando, come sai, con Valeria Mileva. Quella lei dice, come sta quella situazione lei? Stiamo andando avanti. E questo per quanto riguarda Palazzo Marzano. È in corso anche la posa in opera dei pavimenti dopo che il massetto, insomma, si sarà asciugato. E quindi poi chiaramente ci saranno dinamiche legate alle finiture che dovremo condurre, ma stiamo veramente ben messi. E la cosa, permettimi di dire, che mi onora molto, perché restaurare Palazzo Marzano per me è stato un onore, sebbene abbia partecipato a diversi tipi di restauri in altre città su diversi monumenti, ma oltre all'onore che ho avuto di restaurare la Basilica Minore, il luogo in cui sono cresciuto, la possibilità di poter agire sul Palazzo Marzano per proteggerlo e per far sì che divenga fruibile una volta e per tutti, per me personalmente, ma parlo anche a nome di Valeria e di Corrado, ha rappresentato un onore veramente di grandissima, Valeria, di grandissima valenza. Quindi senti, siamo contenti e onorati di aver potuto lavorare in questi termini, molto molto contenti. E stasera, oltre tu e Corrado, chi interverrà? Allora, interverrà la dottoressa Patrì, cioè la dirigente della scuola del terzo circolo. È previsto un saluto del sindaco, un saluto dell'onorevole Zannini e l'intervento di Umberto Cinque, che è il presidente di una cooperativa agricola, Domizia Felix, che in gran parte ha patrocinato la pubblicazione del libro. È quello che stava con la lista di Mondragone, sì, bene comune. E poi aspettiamo il professore Cesare Crova, che temo sia rimasto bloccato a Roma perché ha il Consiglio Nazionale d'Italia Nostra, e dovremmo aspettare. Che cos'è? Un professore universitario? Un docente dell'Istituto Centrale del Restauro, con cui comunque abbiamo fatto anche
diverse pubblicazioni, insomma. Bene, come si chiama, hai detto? Cesare Crova. Cesare Crova. E abbiamo poi, vabbè, noi abbiamo una collana scientifica che si, certo, che si intitola Terra, Terra Laboris. Vabbè, anche tu sei un manto nostro, diciamo, sì, no? Certo. Per noi di Mondragone è carino. È un onore. Voglio dire, un piacere, sì, perché una scoperta, diciamo. Grazie, sei grazie, veramente grazie, molto attivo, sia tu che Corrado, insomma, tutti e due, per la verità. Adesso sto parlando con te, però... Se parlassi con Corrado, che per la verità arriva, c'è perfetto, ora sentiamo anche Corrado allora. Va buono, grazie, ti ringrazio tantissimo. Gentilissimo. Sei gentilissimo tu. Alcune slide su Carmelina Patrini. Buonasera, io sono sempre ben felice di accogliere le richieste provenienti dal territorio, perché credo molto nell'integrazione degli interessi, delle azioni, soltanto così possiamo lavorare in sinergia e produrre dei bei risultati. Riguardo il testo di Francesco e di Corrado, che ho conosciuto stasera, mentre Francesco lo conosco già da alcuni anni, io l'ho letto con attenzione perché mi piace capire cosa è stato fatto nel passato, che cosa si è verificato, ma mi sono trovata a riflettere su una considerazione mentre leggevo, che è una fortuna per la città di Mondragone avere due studiosi che si dedicano in modo così appassionato, così totale, appunto impegnando moltissimo del loro tempo in queste ricerche che hanno un carattere architettonico, ma ovviamente sfociano subito nel sociale, nel politico, nella storia, insomma, completa del passato di una città. Quindi io apprezzo moltissimo che loro facciano queste ricerche cartografiche, archeologiche, che si recano sui siti a fare sopralluoghi, che passino tantissimo tempo negli archivi a cercare le notizie per ricostruire la storia di un territorio. E a dire il vero mi sono scoperta, Francesco, anche un po' invidiosa, perché ho pensato che il mio paese non ha tutte queste testimonianze storiche del passato. No, no, no.